I motivi di questa protesta sono diversi. Il primo e più urgente è il problema che riguarda il ritardato pagamento dei salari, anche se l'azienda ieri ha provato a sfiancare lo sciopero con qualche anticipo di qualche stipendio. Il problema vero è più grave perché sono 8 gli stipendi che alcuni avanzano, altri 5, altri 4, dipende dalla situazione e dai luoghi in cui vengono utilizzate le guardie particolari giurate. La manifestazione stamattina è qui davanti all'aeroporto come simbolo della vigilanza privata e della sicurezza sui luoghi sensibili, perché noi con questa manifestazione vogliamo non solo sollevare la questione inerente ai ritardati pagamenti e le violazioni contrattuali, ma anche tutto il sistema degli appalti pubblici che in Calabria deve essere rivisto, intanto per modificare il criterio degli appalti aggiudicati col criterio del massimo ribasso e poi perché anche la pubblica amministrazione dovrebbe accelerare i tempi di erogazione delle somme per i servizi esternalizzati, perché una pubblica amministrazione che ritarda i pagamenti alle imprese mette le imprese in difficoltà e si ripercuote anche sul ritardo pagamenti. Noi abbiamo poi una questione specifica che riguarda questo istituto di vigilanza, perché purtroppo stiamo accumulando non solo ritardi nei stipendi, ma anche stiamo accumulando ritardo nell'erogazione delle ore di lavoro straordinarie che i lavoratori hanno accumulato, dell'espletamento delle ferie, perché alcuni avanzano oltre 2 mesi di ferie, e poi c'è la questione che riguarda gli altri istituti contrattuali, tipo per esempio la previdenza complementare integrativa. Quindi è una vertenza complessa. Noi abbiamo deciso di fare la manifestazione stamattina in questo sito, e però abbiamo anche deciso di chiedere un incontro al prefetto di Catanzaro, perché vogliamo che si aprì un tavolo con tutte le istituzioni e con gli enti appaltanti soprattutto, perché vogliamo capire se gli enti appaltanti continuano a gestire questa cosa con queste problematicità, oppure se prendono provvedimenti e quali provvedimenti prendono. È chiaro che un'altra sede dove noi abbiamo la necessità di tornare a discutere è la Giunta regionale. Chiederemo un incontro all'assessore al lavoro e al presidente della giunta per discutere sia delle problematicità che riguardano il sistema degli appalti, sia della vertenza in essere.